Caro Cifis Giulio, intanto ben trovato, ben ritrovato. Grazie anche a te e a tutti i nostri, soprattutto i ragazzi, che so che sono tanti che ci seguono da tutta E Italia. li salutiamo con vero piacere. Cari Cives in erba. È vero, è vero, è vero, è vero. Beh, caro Cifis Giulio, iniziamo, l'avevamo già detto, avevi fatto anche un'introduzione nello scorso incontro. Una nuova sezione possiamo definire così, no? L'abbiamo detto, la Addirittura un nuovo parte prima. titolo, esatto, un nuovo, diciamo una, proprio una nuova parte direi della Costituzione, perché sezione Esatto. giuridicamente è una sottocategoria, proprio sotto, qui invece parliamo addirittura di un'intera parte, che è la parte prima della Costituzione. Dedicato ai diritti e doveri dei cittadini. Che bello, abbiamo già fatto un bel commento su Già. questa cosa. E iniziamo con questo primo comma dell'articolo 13, che fa parte del titolo primo, abbiamo parlato anche questo, e quindi dei rapporti civili, che è molto breve, però in realtà dice, come gran parte della Costituzione, dice già tutto: la Certo. libertà personale è inviolabile. Perfetto, io ti commenterei sempre parola per parola, invitando poi tutti a seguirci sul nostro sito che è democrazianelleregole.it, dove pubblichiamo tutti questi video che sono una lunga strada interpretativa della Costituzione in modo, auspichiamo, semplice, che è poi il nostro modo di fare anche quando andiamo nelle scuole, no, caro Civis Franciscus. Assolutamente. Allora, la prima cosa da dire, qui è molto breve la norma, no? Siccome è una norma, abbiamo detto molte volte che una norma non è un consiglio, ma in qualche modo è uno strumento per capire che cosa si deve o non si deve fare. Che vuol dire tutto questo applicato ad una definizione? Innanzitutto cerchiamo di capire che cosa i nostri padri costituenti hanno voluto definire, no? La libertà personale. Già il fatto che i nostri padri costituenti abbiano voluto inserire nella Costituzione questa bellissima espressione, la libertà personale, ha un senso importantissimo. Cioè noi non possiamo eliminare dal nostro ordinamento la libertà personale come valore se non cambiando la Costituzione. Ricordiamo che la Costituzione esce fuori in un periodo in cui ci eravamo appena lasciati alle spalle un regime dove la libertà personale era diventata una specie di optional, soprattutto in funzione delle idee e di chi le professava e di che tipo di idee professasse, diverse dalle idee dominanti. Per cui la nostra Costituzione inizia la parte sui diritti e doveri concentrandosi su quello che è un bene essenziale per ciascuno di noi, che è la libertà e in particolare la libertà personale. Il fatto cioè che noi non possiamo in qualche modo essere costretti in un certo luogo, essere costretti a rimanere in un certo luogo, come persone, libertà personale, se non entro determinati limiti che scopriremo leggendo le altre parti dell'articolo 13. E la Costituzione ci dice che la libertà personale, questa è la regola generale, è inviolabile. Significa che non è possibile violarla. Non è possibile comprimere la libertà personale. Pensiamo, caro Civis Franciscus, a certi eventi di cronaca, no? Di qualche decennio fa, per esempio, sui sequestri di persona. Che razza di delitto odioso può essere un sequestro di persona? Come è contrario alla Costituzione bloccare la libertà personale di un'altra persona, appunto personale di un'altra persona? Soprattutto a scopo di estorsione, cioè al fine di ottenere soldi, diciamo da questa che è una nefandezza incredibile, perché la nostra carta costituzionale erige la libertà personale a valore inviolabile. Quello che ci tengo a sottolineare, a beneficio soprattutto dei più giovani, tra quelli che ci seguono, è che, ripeto, il fatto che la Costituzione si sia presa la briga di dichiarare inviolabile la libertà personale significa che il valore della libertà personale è talmente alto e talmente elevato che i padri costituenti l'hanno fatto loro. Per cui se qualcuno si inventasse che la libertà personale è violabile, non solo direbbe una sciocchezza, ma ovviamente dovrebbe quantomeno dire che bisognerebbe cambiare la Costituzione. Questo è fondamentale. Ricordiamoci quando leggiamo la Costituzione che c'è una parte bianca e una parte nera. La parte bianca è quella che leggiamo, la parte nera è il suo opposto che non è ammissibile se non cambiando la Costituzione.
E in questo caso non è violabile la libertà personale, se non entro i limiti che scopriremo, se non cambiando la Costituzione.